Nicola Strambelli, capitano di questa squadra che oggi davvero ha steccato. Ci aspettavamo tutti la prestazione dell'Arezzo, era favorita e cosa non ha funzionato, Nicola? Beh, non ha funzionato che non abbiamo fatto gol e non abbiamo vinto. Questa è la realtà, quindi sappiamo benissimo cosa abbiamo steccato e come. Dobbiamo subito rimboccarci le maniche e mettere da parte questo derby molto importante che però dobbiamo guardare davanti e subito ripartire per l'obiettivo che abbiamo. Abbiamo visto anche una squadra particolarmente nervosa, al di là dell'espulsione, ma insomma, forse era il caso di mantenere un po' la calma e far girare la palla. Poi a dirsi è facile. Tra il dire e il fare sappiamo cosa c'è di mezzo, no? A parte tutto è un derby, quindi è sentito, sapevamo l'importanza, quindi ci sta che si cade nel nervosismo, anche loro sono stati bravi a portarci in quella direzione, la squadra esperta, dovevamo stare più attenti e giocare, pensare più a giocare a calcio. Ecco, siete stati sotto la curva ospiti dove c'erano 500 tifosi aretini e cosa vi siete detti? No, noi non abbiamo detto niente, abbiamo ascoltato i nostri tifosi perché sono venuti così tanti che veramente ci dispiace tanto e chiediamo scusa a tutti per la prestazione e per la sconfitta.